Il testo del sermone lo leggiamo in Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 10. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 10. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Care sorelle, cari fratelli, buon sabato a tutti voi, ben ritrovati. È un po' di tempo che non ci si vede, ma allo stesso tempo ritrovarsi attorno alla parola del Signore, nonostante il gran caldo, ci dovrebbe ristorare, rinfrescare l'animo, lo spirito. Un giorno alcune persone, dopo aver ascoltato una conferenza di Albert Einstein, un personaggio molto noto, no? Uno dei più grandi fisici della storia dell'umanità, vollero chiedere una cosa a quest'uomo. Professore, chiesero, secondo lei esiste l'infinito? Esiste l'infinito? Uno ci si aspetta da una conferenza chissà che cosa da uno come Albert Einstein. Però lui disse, in base alla mia esperienza, sono giunto ad una conclusione che solo due cose sono infinite. La prima è che è infinito l'universo, lo spazio. La seconda è che è infinita la stupidità umana. Però della prima non ne sono del tutto sicuro. Questo curioso aneddoto ci porta a valutare la vita secondo un aspetto. Einstein era anche un uomo spiritoso, pronto alle battute così fredde, ma dietro le sue affermazioni c'è sempre un fondo di riflessione. E come avete capito dal testo che vi è stato letto da Domenico, vorremmo capire che rapporto esiste tra forza e debolezza, o debolezza o forza, e soprattutto che cosa ha a che fare anche con la stupidità umana. Chi è il forte? Chi è colui che è forte? Colui che ha delle capacità molto potenti, fisiche, mentali, ha grandi conoscenze, ha delle risorse, ha dei beni grandi che gli permettono di affrontare qualunque difficoltà, di evitare di rintuzzare qualunque attacco e a sua volta anzi addirittura di attaccare. Si dice chi è forte che si trova in questa condizione. E infatti si dice che il mondo si basi su rapporti di forza, su equilibri, no? Per evitare che qualcuno sia troppo più forte di un altro. Insomma, poi su questa cosa ci sarebbe tanto da dire, visto anche il tempo in cui viviamo e le cose in cui viviamo. Ma tralasciamo questo aspetto. Gesù fece una considerazione circa coloro i quali che erano, dovevano essere capaci di seguirlo. Ora, seguire quello che Gesù proponeva non era semplice. Infatti era capitato che addirittura molti decisero di abbandonarlo, nonostante tanti altri erano disposti a seguirlo. Cioè, Gesù è stato un po' controverso nelle sue cose, no? Era abbastanza divisivo con le sue affermazioni, cioè proponeva delle scelte forti, che alle volte comportavano delle rinunce, ma che comportavano anche una grande disponibilità d'animo. E per solleticare un po' l'idea di che cosa fosse questo, dice in una sorta di parabola, la troviamo nel Luca capitolo 14, che ha il suo epilogo al versetto 31, nel quale dice, tu prima di fare una cosa, valuta bene le tue forze, affinché poi non ti intraprendi in qualcosa, quindi fa l'esempio di un uomo che deve costruire una torre, dice tu non iniziare a costruire la torre, vede prima se hai tutti i materiali, se hai le risorse necessarie per costruirla,
affinché tu non cominci a farla e poi ti ritrovi che non la completi e tutti si faranno beffe di te. Oppure dice, se un re ti muove contro, prima di andare allo scontro, visto che lui ha 20.000 uomini e tu ne hai solo 10.000, considera se con i tuoi 10.000 sei in grado di affrontare una forza così molto più grande di te, cioè il doppio esattamente. E a quel punto vai all'incontro e cerca di mediare un accordo, perché lo scontro sicuramente non ti sarebbe favorevole. E qui abbiamo capito il concetto di forza. Che cos'è la debolezza? E chi è debole? Colui che non ha forze fisiche, colui che è fragile, pensiamo a persone che hanno gravi problemi di salute, no? Ci sono persone in gravi difficoltà di risorse economiche, quindi non hanno i mezzi, molte volte c'è difficoltà anche ad affrontare la vita quotidiana. Noi diciamo che queste persone sono i soggetti deboli, i soggetti fragili, che spesso la società cerca anche di proteggere con delle leggi, esiste tutto un mondo del volontariato che cerca di sostenere. Io arrivando fuori ho visto il bello striscione dell'ADRA che dice qui si fa sostegno ai deboli che non hanno risorse alimentari sufficienti, la distribuzione di viveri, no? Un piccolo sostegno, per carità, non è esaustivo, però è qualcosa che può venire incontro a una necessità immediata ed impellente per la sopravvivenza. La caratteristica del debole è che il debole non sopravvive se non c'è qualcuno che lo aiuta. E nel Salmo 72, ma è disseminato in tutta la scrittura questo concetto, ma nel Salmo 72 è detto in maniera chiara al versetto 13, Dio avrà compassione del debole e del bisognoso e salverà la vita dei bisognosi. È un bell'incoraggiamento per chi è in difficoltà. Se è vero che il debole non sopravvive da solo, Dio dice io mi prenderò cura di chi è debole. Ma il modo in cui Dio si prende cura del debole ha molteplici, diciamo, forme in cui questo si manifesta. E se voi vi ricordate, in Matteo 25, al capitolo 24 c'è stata tutta la dimensione profetica di Gesù, di quello che accadrà al mondo. Al capitolo 25 ci sono degli esempi, delle parabole, delle cose che ci fanno capire le priorità della vita. E chiaramente una delle priorità è il nostro rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è fondamentale per poter sostenere i momenti difficili. E Gesù questo ce lo fa capire in tanti modi, ma soprattutto è fondamentale per non mancare l'appuntamento del suo glorioso ritorno, perché su questo verte il capitolo 25. Ma il capitolo 25 dà l'immagine di un re che fa un giudizio, ma sappiamo che il re in questione, da quello che dice, da quello che propone, è Cristo stesso, che a un certo punto dice a delle persone vieni benedetto e ad altro vai maledetto, non ti conosco. E chi sono queste persone? Le situazioni alle quali si trovano queste persone sono identiche, cioè si trovano di fronte delle persone con dei bisogni e a entrambi dice ma quando mai noi ti abbiamo visto in una situazione di difficoltà? Perché molti avrebbero voluto vedere Gesù in difficoltà e essere lieti di aiutarlo. Ma sotto sotto, se voi sapeste esattamente che lì c'è Gesù che vi sta chiedendo aiuto, tra virgolette, voi l'aiutereste? L'aiutereste sì o no? Sapete che quello è Gesù, dice ho bisogno di te, di una cosa, voi l'aiutereste? Beh, Gesù, se no. E se si presenta uno qualsiasi che è nel bisogno, voi l'aiutereste? Allora la domanda che viene rivolta a questo re, che è Gesù, è quando ti abbiamo visto bisognoso, quando ti abbiamo visto infermo, quando ti abbiamo visto carcerato, quando ti abbiamo visto che avevi fame, non avevi vestiti, quando? Gesù dirà una risposta simile a entrambe le categorie.
mi limito a quella positiva, quella negativa la sapete benissimo qualora. Qualora l'avete fatto ad uno dei miei minimi, è come se l'aveste fatto a me. Quindi vogliamo aiutare Gesù, dobbiamo entrare nel piano di dire che la questione della debolezza intorno a noi è tanta. E il Signore ci vuole fare strumenti affinché il Salmo 72 si realizza. Perché noi immaginiamo di quel Salmo e che dice, beh, il Signore ha detto di proteggerli, benissimo, gli manda un angelo e l'aiuta. Ok? Pensiamo questo forse. Oppure apre la dispensa e miracolosamente trova il pane. Ma quante volte queste cose sono accadute anche nelle esperienze bibliche? Persino Gesù, quando si è trovato di fronte più di 5.000 persone che erano affamate, vi ricordate cosa disse ai discepoli? Cioè, date voi loro da mangiare. Vi sembrava sensata la risposta di Gesù o quello che Gesù chiedeva? Ma come, 5.000 persone dobbiamo dare da mangiare? Qualcuno ha cercato di buona volontà, ha radunato un po' di soldi, dice, beh, abbiamo radunato qualcosa, magari andiamo nel paese più vicino a comprare qualcosa, ma per tutta sta gente comunque non basta. Andrea, uno dei dodici, porta a Gesù un ragazzo, guarda, ho trovato un ragazzo con dei pani e dei pesci in un cesto. Che fa Gesù? Fa sì che quella disponibilità palesemente insufficiente diventa immediatamente abbondanza tale da fare fronte. È detto che alla fine furono raccolte delle ceste ancora con viveri di residuo. È chiaramente la manifestazione di quello che Gesù può dare, ma Gesù ha voluto testare prima la disponibilità dei suoi a mettere ai suoi piedi quello che aveva. E se voi guardate quelle straordinarie esperienze, che molto io le guardo, di persone di buona volontà che partono dal niente, tirano su associazioni che aiutano a destra e a manca, partono da situazioni da sotto zero, però trovano la disponibilità in tante altre persone per poter realizzare quello che Gesù dice, date voi loro da mangiare. Quindi il Signore non ci chiede l'impossibile, ci chiede di avere una visione delle cose. Ma dietro questo aspetto puramente pratico, la Chiesa Avventista ha questa disponibilità, perché nonostante la dimensione che la Chiesa ha nel mondo, copre molti paesi, comunque i membri di Chiesa oscillano tra i 22 e i 25 milioni, non siamo tantissimi, non siamo pochi, ma non siamo neanche tantissimi da coprire i bisogni di quello che ci vorrebbe. Però ADRA, per esempio, che è un'emanazione della solidarietà sociale che la Chiesa offre, e non la offre solo con i suoi membri, ma con tutti coloro di buona volontà che si vogliono aggregare in questa opera, fa la sua parte, certamente non risolutiva, perché come abbiamo detto prima, la stupidità umana è infinita, tale da vanificare anche gli sforzi buoni. Va bene? Ritorniamo proprio a quel concetto che relazione può esistere fra la stupidità umana e la debolezza e la forza. Vi ricordate Gesù in Luca al capitolo 12 racconta una parabola che probabilmente era tratta da un'esperienza di vita. Parla di un uomo molto ricco che aveva di grandi beni e in un'annata particolarmente favorevole i suoi raccolti sono talmente grandiosi che ha pensato bene di fare una cosa. Dice, creerò dei granai più grandi, aumenterò a dismisura la mia capacità di immagazzinare ricchezze e poi potrò dire alla mia anima, cioè a se stesso, mangia, bevi e godi. Però Gesù di questa persona dice che dall'alto una voce nel sogno si rivela a questa persona che ragionava così e gli dice, ma Dio gli disse al versetto 20 di Luca 12, questa tua stessa notte la tua vita ti sarà richiesta. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? E questo atteggiamento lo chiama stolto, cioè stupido.
Quanto è vera questa realtà? Quante volte avete sentito dire non ci portiamo niente dietro? È vero? L'avete sentito? Ciò nonostante vediamo molti comportarsi come se queste cose ce le portassimo dietro. Un po' come stamattina parlavamo del popolo di Israele in Egitto, no? E voi sapete che gli egiziani seppellivano insieme al faraone i servi vivi, i cibi, quantità enormi, vettovaglie o cose, perché loro immaginavano che in quel luogo lì il faraone morto avesse bisogno ancora dei servi vivi, che ahimè poverini morivano loro, sepolti vivi in quella condizione terrificante. E tutti quei beni, quei cibi, quelle cose che erano lì marcivano. Restavano solo le suppellette, i calici, gli oggetti. E infatti gli archeologi quando ritrovano queste tombe, non solo quelle classiche, le piramidi, ma anche altre tombe, ritrovano questa stessa situazione. C'è l'idea sotto sotto nascosta che dietro ci portiamo tutto. Ma Gesù chiama questo ragionamento un ragionamento da stolti. C'è intelligenza forse nel progettare strumenti di morte sempre più potenti, sempre più terribili? C'è un'intelligenza tecnologica, ma c'è una stupidità grandiosa. Eppure si fa. C'è intelligenza nel depredare il creato di tutte le sue risorse, con tutti i problemi che poi ne derivano? C'è intelligenza nel gestire quello che abbiamo in questa maniera che vediamo? La risposta penso che ve la possiate dare da soli. E veniamo in conclusione all'Apostolo Paolo, che è il testo che vi è stato citato prima. L'Apostolo Paolo parla così di sé in questo capitolo 12 a un certo punto in terza persona, come se parlasse di un'altra persona, ma sappiamo che è egli stesso. Lui vive un'esperienza spirituale grandiosa, parla di una visione come se l'avesse avuta un altro, ma è di lui che sta parlando. Tuttavia l'Apostolo Paolo non se la passa bene, ha grandi difficoltà. E anche questa scheggia che lui chiama nella sua salute, probabilmente alla vista, qualcosa anche di visibile, forse un residuo della sua incontro con Gesù sulla via di Damasco, quella luce accecante che lo accecò per alcuni giorni, ma che forse ha lasciato delle conseguenze visibili sui suoi occhi. E Paolo dice che ha chiesto più volte al Signore di essere liberato, no? Da questa piaga che lui chiama una scheggia nella carne, quindi gli doveva dare molto fastidio. In alcune lettere dirà: vedrete con quali caratteri grandi io scrivo, a testimonianza che la sua vista c'era, ma era piuttosto indebolita. E a un certo punto, dopo aver insistito tanto al Signore, a un certo punto Dio gli risponde: Paolo, la mia grazia ti è sufficiente. E lui capisce che quella debolezza nel fisico se la deve tenere. E lui dice: forse il Signore mi ha dato tanto che potrei montarmi la testa, potrei diventare superbo, e questa scheggia mi ricorda la mia condizione. È interessante. E qui si realizza quello che chiamiamo un ossimoro, cioè due cose contraddittorie. Quando diciamo ghiaccio bollente, no? Per esempio, è una cosa inconciliabile. Serve a esprimere un concetto. E così qui si parla di un'estrema debolezza che in realtà è una grande forza. Anche questo è un concetto contraddittorio. Però perché Paolo ci dice queste cose e ci insegna queste cose? Perché anche noi dobbiamo saper trarre una conclusione da tutto questo. Gesù ebbe a dire nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, con l'immagine della vite e dei tralci, una realtà che spesso dimentichiamo. Gesù dice: il tralcio vive in funzione della vite nella quale è innestato. E così è di voi, se non siete innestati in me. E Gesù ebbe a dire anche una frase ancora più forte in conclusione. Perché, in Giovanni 15, 5, senza di me non potete fare nulla. Non qualcosina, un pezzettino, tre quarti, no, niente. E ovviamente non si riferisce alle cose materiali, al successo che uno può avere o meno nella vita,
parliamo di quello che è il rapporto con Dio, che ci porta a relazionarsi correttamente con il prossimo e che porta ognuno di noi, ci auguriamo, nel regno dei cieli, perché questo è l'obiettivo di Dio. E questa cosa non la possiamo fare da soli, senza di Lui questo obiettivo non è realizzabile. E per poter fare questo è necessario che noi diventiamo deboli. È incredibile. Cioè dobbiamo diventare deboli per acquisire la consapevolezza che tutta la nostra forza dipende dal nostro stare uniti a Cristo. Perché se pensiamo di fare a meno di Lui, forse ci sentiremo forti, ma non sarà così. In questi giorni ci sono stati due terremoti piuttosto violenti, uno in Afghanistan, l'altro ieri o stanotte in Iran. Terremoti devastanti. E si dice che una caratteristica dei terremoti, ed è così, è che i terremoti fanno crollare gli edifici mal costruiti o quelli che sono malmessi. Cari fratelli e sorelle, quando le prove bussano alle porte della nostra vita, è come se venisse un terremoto. E se l'edificio crolla o sta in piedi, cioè noi stessi, dipende dalla qualità che questo edificio ha, cioè se è stato fondato su Cristo oppure no. Gesù ci fa un invito molto caldo e stringente. Vi ricordate nel Getsemani, quando chiede ai discepoli di aiutarlo nella preghiera perché stava vivendo un momento difficile? Che aiuto sono stati i discepoli per Gesù? Qualche minuto, perché poi cosa hanno fatto? Dormivano, per più volte, non una volta sola. Forse i discepoli non si rendevano conto che quelli erano gli ultimi momenti che loro sarebbero rimasti col loro maestro. Pure Gesù gliel'aveva detto, ma nella loro testa non entrava. E Gesù ebbe a dare questo consiglio ai suoi, che gli sarebbe servito dopo. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E se noi acquistiamo consapevolezza che la nostra carne è debole e seguiamo il consiglio che Gesù stesso dà ai credenti dell'Laodicea, che noi crediamo il nostro tempo, di fondare la nostra ricchezza, la nostra forza, la nostra capacità di interpretare le cose unicamente in Cristo. Vi ricordate, io vi do il consiglio del collirio, vi consiglio di prendere il mio oro, di indossare le vesti che io vi offro. E sappiamo dietro questa metafora cosa c'è. Esiste da un lato la nostra debolezza che diventa forza in Cristo, e che Cristo possa realizzarla nelle vite di ognuno di noi, che ognuno di noi possa fare questa esperienza e di non pensare mai, dico mai, per una sola volta, di poter fare a meno di Lui. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore rendendogli lode con il canto 480. Tutte le strofe dell'inno 480. Oh,
Amato Padre che sei nell'alto dei cieli, ti ringraziamo innanzitutto per il dono della tua parola, affinché da essa noi, Signore, traiamo tutti gli insegnamenti che ci servono nella vita di ogni giorno e che ci aiuta a ricordare, Signore, che tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori e che noi a te dobbiamo tutto. Per questo ci inchiniamo dinanzi alla tua maestà, Signore, riconoscendo tutta la nostra debolezza per ottenere da te, Signore, la forza che ci è necessaria per portare a compimento quello che tu ci chiedi. Sappiamo che da soli non possiamo farlo, ma in te possiamo tutto. O Signore, ti siamo grati per il dono della vita che ci dai, per l'immenso sacrificio che hai fatto per noi, per il quale possiamo aspirare alla vita eterna, o Signore, per la tua immensa grazia che ci concede questo senza che noi lo meritassimo. Padre Santo, aiutaci tu nella vita di ogni giorno, affinché nella preghiera non smettiamo mai di dimenticare e di ricevere da te la guida e la potenza del tuo Santo Spirito che ci hai messo a disposizione per poter fare tutto questo. Accompagnaci tu, Signore, alle nostre case, accompagnaci tu tutti i giorni della nostra vita e a non essere mai smarriti nei momenti di difficoltà, anzi di trarre da essi ancora più forza a onore e alla tua gloria. Amen. Riceviamo la benedizione del Signore. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Buon proseguimento della giornata di sabato. Amen.